Buongiorno, sono Michele Orditura, insegno oncologia medica all'Università Vanvitelli e conosco bene il territorio di Pomigliano d'Arco. Mi fa molto piacere ricordare alla popolazione femminile l'importanza degli screening, in particolare degli screening dei tumori mammari, oltre che della sfera ginecologica. Attraverso gli screening noi riusciamo a diagnosticare precocemente il tumore mammario e questa individuazione precoce si traduce ovviamente in una riduzione della mortalità, pertanto invito tutte le donne di età superiore ai 40 anni a effettuare con regolare frequenza anzitutto l'autopalpazione, l'ispezione della mammella, ma soprattutto controlli clinici e la mammografia annuale in assenza di patologie. Così come mi fa piacere ricordare l'importanza del Pap test, il tumore della cervice uterina è un tumore per fortuna raro in Italia, contiamo circa 5.000 nuovi casi l'anno, ma è un tumore che noi possiamo prevenire attraverso l'esecuzione annuale del Pap test, pratica peraltro raccomandabile in tutte le donne che hanno una vita sessualmente fertile, perché ricordiamo che l'incidenza di questo tumore è strettamente correlata alla trasmissione di un virus, che è il virus del papillomavirus. Oggi siamo in grado di identificarlo, di identificare quelle lesioni precoci che curate in una fase iniziale non diventeranno mai tumore. Quindi chiedo veramente a tutte le donne quanta più sensibilità possibile per effettuare questi test, perché questi test effettuati precocemente, la mammografia, l'ecografia, l'esame clinico e il Pap test annuale ci consentono di ridurre la mortalità per queste patologie che oggi sono facilmente diagnosticabili e molto ben curabili, qualora purtroppo nel percorso di vita la donna dovesse vivere questa brutta esperienza. Grazie per l'attenzione.